Sagra del Mare sì o no? No, decisamente no. Perché credo che, essendo venuto a mancare già tutte le grosse manifestazioni, anche culturali, fino ad ora, non credo che abbia senso fare quest'anno la Sagra del Mare, anche in maniera sobria, come è stato detto che verrà fatta. Per quanto riguarda il distanziamento, non credo sia quello il problema, però una cosa fatta tanto per, credo che non vada fatta. Sagra del Mare no, perché le altre feste non si sono fatte, non si è fatta la processione, non si è fatta la festa di Sant'Anna e non si farà neanche la Sagra del Mare. Secondo me no, non è il momento giusto, bisogna farlo un altro anno perché non ci sentiamo, per me non ci sentiamo bene per tutti questi problemi che ci stanno, secondo me no. Sagra del Mare sì, assolutamente. Come mai? Perché è una cosa meravigliosa per questa isola, è peccato poi perdere proprio la 70ª edizione. Tra Grazielle ti faccio la domanda, Sagra del Mare sì o no? Allora, Sagra del Mare proprio no, con tutti gli eventi, i cantanti, però la Graziella sì, quest'anno penso che va. No, per il motivo della gente che scende da su, è un problema molto grande, dobbiamo metterci un po' paura di questa cosa. La Sagra del Mare non si dovrebbe fare, perché non si è fatta Sant'Anna, non si è fatta la festa al Monte di Proce, non si è fatta tutto e adesso a Proce da fanno questa festa. Non è giusto. Per me no, non è da fare. Allora, come commerciante direi di sì, perché quell'idea di festa, di continuità è molto positiva per noi commercianti. Però come procidana secondo me c'è troppa gente e quindi un ni forse? Io direi sempre di sì a te, ma la Sagra del Mare c'ho dei dubbi. È un momento molto complicato il nostro e le ragioni le ha tirate fuori Giacomo Retaggio e non le voglio ripetere, sono scritte su Facebook. Però io suggerirei un'altra cosa per ricordare questa Sagra del Mare, che è il nostro spirito procitano. Intitolerei quel giorno Procida come una volta e farei la marina vestita con delle barche di pescatori, con delle reti tra di loro e riporterei i giovani di oggi a un passato che era molto più romantico, profumato, colorato. Non bisogna saltare e gridare per divertirsi, basta anche mettere il cervello in una condizione di sognare. E questo è un sogno. Decisamente sì. Come mai? Perché credo che sia un buon segno, sia qualcosa di positivo per uscire da questa situazione che stiamo vivendo un po' tutti e credo che serva anche all'isola di Procida per il turismo e per tutto. No, per me si potrebbe anche fare, con le giuste precauzioni si può fare. Sagra del Mare sì, dai, perché comunque è una manifestazione che comunque coinvolge la procidaneità a 360 gradi e non possiamo permettere quest'anno di saltarla, quindi sì, Sagra del Mare sì. Grazie. Ma credo che sia giusto non farla, secondo me. Anch'io faccio un evento procidano ogni anno nella mia casa di Procida e quest'anno ho desistito per rispetto a quello che è successo in quest'inverno, che sta succedendo ancora, per la comunità procidana, per il vicinato, per i tanti amici che non potevano venire, perciò credo che la Sagra del Mare credo si debba evitare perché si creerebbe quel famoso assembramento che non va bene. No, non è opportuno quest'anno, non credo sia opportuno quest'anno per tutto quello che è successo, ma soprattutto per le ragazze che alla fine non godranno di quello che è stato per tanti anni la loro festa. Sagra del Mare sì, perché dobbiamo ripartire, con le giuste precauzioni si può fare tutto. Sì, assolutamente. Come mai? Beh, è una tradizione di Procida, ovviamente mantenendo un po' di ordine, secondo me si può anche portare avanti questa tradizione procidana. Sagra del Mare sì, perché è tutto molto libero e quindi non vedo perché proprio la Sagra del Mare non si debba fare.